E tiene banco a livello nazionale la questione dei dossier degli 007 americani sui presunti fondi russi a diversi paesi, a diversi partiti europei. Si parla di circa 300 milioni di euro. Domani c'è l'audizione al COPASIR, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica Italiana. Prenderà insomma la parola Franco Gabrielli, l'autorità insomma Franco Gabrielli, anche se proprio ieri Urso, che è il presidente del COPASIR stesso, aveva detto insomma che pare che l'Italia sia esclusa da questa lista di paesi. Guglielmo Cevolin, questa è un po' la ricostruzione, ma cerchiamo di Ma capirne meglio. diciamo che questa volta metto la giacca di vice direttore del Master in Intelligence, Information and Communication Technology dell'Università di Udine. Sia Gabrielli sia Urso sono stati ripetutamente docenti nelle nostre edizioni del Master, ormai siamo alla quarta edizione, tra l'altro sono aperte le iscrizioni fino al 26 settembre, poi ci sarà un'altra finestra però per ultimi pochi posti fino al 20 ottobre. Quindi chi vuole informazioni può andare nel sito dell'Università di Udine e le trova. Ecco, analizziamo un po' che cosa è uscito. Intanto siamo di fronte a delle informazioni che escono dall'intelligence degli Stati Uniti. È un nuovo corso in realtà, perché è il nuovo corso che abbiamo toccato con mano già quando è scoppiata la guerra in Ucraina, cioè che l'intelligence degli Stati Uniti ha vuotato il sacco e ha dato a tutti le informazioni che di solito sono riservate, e cioè del fatto che Putin avrebbe attaccato effettivamente l'Ucraina. Ma come dire, non ci si credeva, ecco, e quindi le informazioni, cioè perché era un nuovo corso. Ecco, questo nuovo corso sta continuando, diciamo, e dipende da una donna al vertice dell'intelligence e delle agenzie dell'intelligence, e questo nuovo corso comunque ha un pochino manifestato due elementi, direi. Un primo elemento è questa cifra di 300 milioni, che poi non è così di euro, non è così grande tutto sommato, perché sarebbero coinvolti tanti paesi, 33 paesi di influenza supposta russa dal 2014 in poi. E Draghi si è preoccupato, comunque ha incaricato Gabrielli di indagare, e Gabrielli ha chiesto informazioni alla CIA con sede a Roma, e quindi sono insomma partito un po' di analisi, e questa analisi ha portato all'evidenza di tre documenti. Un primo, un comunicato, diciamo un documento non classificato, che parlava di questo argomento recente del 2000, del 13 di settembre. Poi è emerso che dietro questo comunicato c'è in realtà un documento classificato, però basato su fonti anche aperte, e qui diciamo c'è un po' un gioco di rimpiattino, cioè sul fatto che l'Italia sia coinvolta o no, e sul fatto che ci siano, lo sapremo domani, Domani ecco, è lo ormai sapremo probabilmente un pochino domani. giornata decisiva. Certo, il dossier che sta dietro ancora a questo tema è un dossier del 2020, ancora sotto l'amministrazione Trump, che praticamente dà un po' di conferme per l'affare Metropol, cioè il Savoini che diciamo, ha avuto questi rapporti con questi oligarchi russi e così via, e dove forse ci stanno anche questi finanziamenti, però sono finanziamenti non diretti che passano attraverso le aziende o passano attraverso fondazioni, e sono di minima misura, e quindi ecco, è una bolla un po' che viene sfruttata probabilmente anche a scopo Vedremo, elettorale. Ci sono vedremo. elezioni, domani ne sapremo di più. Chiaro, chiaro, chiaro. Stiamo sempre parlando di presunti fondi, giusto, insomma, per ribadirlo. Grazie, professor Guglielmo Grazie a Cevolin, voi. per essere stato con noi. Torniamo in